Salve a tutti, camminare fa bene alla prostata? Sembra proprio di sì. L'ho scritto in un mio ultimo blog su Tag Medicina. Chiaramente possiamo già dedurlo, insomma, camminare è un esercizio a cui l'uomo è abituato sin dalle sue origini, quindi non possiamo smettere di camminare, non possiamo smetterci di muovermi, altrimenti creiamo delle alterazioni nell'equilibrio del nostro organismo. Ma in questo caso, questo articolo evidenzia proprio come l'esercizio fisico, ma in particolare in questo studio, in quello sport che tutti più o meno conosciamo, che non tutti pratichiamo, il Nordic Walking, comunque la camminata veloce. Nel Nordic Walking vi è un'attrezzatura particolare che conosciamo di sostegno, ha però evidenziato quanto nel paziente affetto da prostatite cronica e direi quindi tutti quei sintomi che accomunano spesso il dolore pelvico cronico, tipico dell'uomo con una prostatite cronica non batterica o talvolta anche batterica, si è vista come l'associazione delle classiche terapie, tra cui anche nel caso la terapia antibiotica, in pazienti confrontati con un altro gruppo di 32 persone cui è stato dato lo stesso protocollo farmacologico nutraceutico associato a 4 settimane di Nordic Walking, si è visto in maniera obiettiva come vi era un miglioramento dei risultati da un punto di vista flussometrico ed ecografico, fermo restando anche chiaramente un miglioramento nella scala di valutazione sintomatologica. Conclusione. Sicuramente il paziente affetto da prostatite cronica trova giovamento in un movimento, in camminate programmate abbastanza lunghe. Questo io me lo spiego anche sul fatto che oltre a dare un beneficio psicofisico, ricordiamo che l'allenamento di media intensità libera la serotonina, che è l'ormone del benessere, e quindi già questo può giustificare il senso di rilassamento e di benessere che si può provare. Ritengo anche che tutto sia dovuto poi a una rinormalizzazione, a una detensione della contrazione della muscolatura pelvica che spesso coinvolge il paziente, la ipercontrazione del pavimento pelvico, l'ipertono della muscolatura pelvica spesso è alla base anche del dolore pelvico cronico e spesso accompagna la prostatite cronica. Quindi rilassare la muscolatura e detenderla con un esercizio fisico appropriato sicuramente non può portare che benefici. E questo articolo ce ne dà conferma. Sotto il video trovate il link all'articolo per leggerlo o per approfondire anche nella letteratura straniera. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata a tutti.